Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Ma buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sull'Italia Ascolta il Piave. Questa puntata del nostro, sono il 6 di agosto, e ci fa piacere fare anche un po' di tempo di bilancio, insomma, delle nostre battaglie, se vogliamo chiamarle così, fino da martedì 4 novembre ad oggi. Abbiamo conosciuto tante persone, è stato un programma veramente, devo dire, impegnativo, ma con veramente gioia portata a termine. Abbiamo dato insieme a molti protagonisti la voce ai nostri nonni in grigio verde, perché tante realtà non si ripetono e soprattutto le generazioni a venire ne abbiano memoria. L'abbiamo fatto con storici, con scrittori e soprattutto con tanta brava gente che ha voluto prendere parte al programma, ha dato il suo impegno, il suo sostegno. Ricordo la prima persona, la nostra amica Alessandra D'Agostino, che ha fatto per me e per voi la copertina della trasmissione. È molto carina, l'Italia Ascolta il Piave, fu lei figlia di Carristi a fare questo gesto molto simbolico, ma particolarmente apprezzato. Poi ricordiamo ancora il primo intervento di un ufficiale dei Carristi, Gianfranco, carissimo amico, che ha raccontato, è stato il primo a raccontare appunto l'intervento di Carri nella Grande Guerra. E poi appunto Leonardo Malatesta, il nostro storico Vincenzo Di Guida, Roberta Bressan. Insomma, oggi è un po' la giornata di saluti e tanti ringraziamenti. Anche il nostro amico colonnello Gianfranco Seghi della Brigata Sassari, lui il musichiere, colui che ha scritto l'inno De Monius, insomma, averlo in trasmissione ci ha fatto veramente fare un salto di qualità. Ha raccontato con orgoglio il popolo sardo, questa appunto persona particolare, questi ragazzi che non avevano mai visto niente, sono andati a morire appunto nel Carso. Poi ancora Katia Maugeli di Sicilia Journal, che ha raccontato le gesta e le lettere, attraverso le lettere di un soldato siciliano, e continueremo a sentirle. E ancora Alessio Maria Maffei, l'attore che legge le lettere dal fronte. E mamma mia, quanti ce ne sono, ma andremo avanti mano a mano. Intanto ricordiamo che poi nel corso del programma renderemo anche omaggio al generale paracadutista artigliere Antonino Giampiero, comandante appunto del 185° reggimento artiglieria della Folgore. E insomma, cercheremo di fare qualcosa un po' per tutti, un riassunto di quello che abbiamo fatto. E intanto cominciamo con i saluti da tutti da parte di Leonardo Malatesta. Stamattina l'ho chiamato e ha voluto lasciare questi saluti per tutti noi. Buongiorno Leonardo Malatesta, lo storico dell'Italia Ascolta il Piave, come stai stamattina? Tutto ok. Fra poco allora ti manderò in licenza, fino all'8 settembre hai il permesso di tornare a casa dalle trincee. Bella questa. Eh sì, l'8 settembre è una data storica, fatalità. Noi abbiamo cominciato con proprio il giorno del 4 novembre, martedì 4 novembre, e fatalità, riprendiamo neanche a farla apposta, l'8 settembre. Due date importanti per il nostro paese, ma soprattutto io credo che sia stato importante aver dato voce ai nostri nonni in grigio verde. Esatto, assolutamente. E beh, la storia italiana è piena di date importanti, quindi certo, da non dimenticare. Questa nostra chiacchierata è un po' per riassumere, abbiamo parlato di tante cose, veramente dalla guerra in montagna, dai forti, abbiamo parlato delle persone, delle medaglie d'oro di cui tu sei responsabile del museo del Nastro Azzurro, insomma
i libri che hai fatto, che ricorderemo anche nell'evento oggi importante, i testi Per Trento Basto Io e I Forti della Grande Guerra. Questi sono i due libri che Leonardo vi ha scritto per, diciamo, tenervi compagnia anche sotto l'ombrellone, ecco, via. Assolutamente. Beh, allora quest'anno è una cosa che abbiamo già ribadito più volte, è l'anniversario dello scoppio della guerra tra Italia e Austro-Ungheria, e quindi il primo mese di conflitto nel fronte tra l'attuale Veneto e il Trentino Alto Adige fu la cosiddetta guerra dei forti, cioè il duello di artiglierie tra le fortificazioni italiane del Piano Assetto Comune o di Asiago e quelli austriaci della zona di Folgaria, la Barone Luzerna e gli Altopiani Cimbri. E quindi, allora, il primo libro riguarda Per Trento Basto Io, e il motto di cui si fregiava il forte Belvedere, Bergisprint, che è la Barone in Trentino, certo, attualmente visitabile. Mentre l'altro, I Forti della Grande Guerra, è un testo più generale, parla delle fortificazioni italiane ed austriache, quindi di confine tra l'Italia e l'Austro-Ungheria, dalla zona dell'Adamello fino alla Carnia, che furono impiegate nei primi anni del conflitto del 1915-1917. Ecco, questi poi sono trovabili, insomma, anche voi, basta scrivere appunto a leonardo.maladestra@libero.it e tutte le informazioni visitabili sul sito, ovviamente, ma soprattutto il nostro scopo è quello di far ricordare la memoria, perché queste cose abbiano un seguito, e soprattutto per i ragazzi che non hanno avuto modo di conoscere i reduci di quella grande guerra. Ah beh, adesso è impossibile conoscere, perché anche i più giovani avrebbero già quasi 110 anni, quindi adesso si possono conoscere ancora i reduci della Seconda Guerra Mondiale, ecco, che anche quelli sono anziani, quindi oramai... Mai. Però la memoria, è un dovere portare avanti la memoria, come abbiamo fatto sempre noi, e ti dico, c'è anche qui Gianfranco Cascino, che è il nipote appunto del generale Cascino, che ti fa i complimenti e ti ringrazia per aver dato voce anche lui al suo avo, questo gli fa molto piacere. Sono state tante le testimonianze, noi continueremo a farlo, perché comunque noi non andiamo in vacanza, continuiamo a ricevere appunto informazioni per programmare poi tutta la puntata che faremo dall'8 settembre in poi. Prego. Beh, innanzitutto è un dovere, perché tanto il centenario non è che, come si potrebbe vedere nei organi di informazione, 24 maggio, poi tutto un deserto dei tartari, ma il centenario dura ben 4 anni e termina, diciamo, simbolicamente il 4 novembre del 2018, ma nella realtà non termina, perché poi il ricordo basta visitare i luoghi della prima guerra mondiale, che sia nella zona della Carnia, del Carso, di Piano Assetto Comune o nell'Adamello, e le trincee, i cimiteri, le fortificazioni in generale, quindi trincee, gallerie, forti vere e proprie, si toccano con mano, e quindi la cosa non va nel dimenticatoio, assolutamente. Allora, diciamo, diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori appunto all'8 settembre. Io ti mando licenza, ma ricordiamo che ci vedremo noi il 29 di agosto per... Se il 29 e il 30, che a Sant'Oreste, vicino a Pontano Romano, c'è un convegno di 2 giorni su un tema non prettamente, anzi non c'entra la prima guerra mondiale, ma con la guerra fredda, un tema fino ad ora sconosciuto e molto vicino a noi, perché la guerra fredda termina con la caduta del muro di Berlino. Bene, allora amici, Leonardo Maladeste, il nostro storico per l'Italia Ascolta il Piave, gli diamo appuntamento, lo mandiamo in licenza, ma ricordiamoci che fuori le idee dalle trincee è il nostro motto, perché noi la memoria la conserviamo. Leonardo, tanti auguri, buona vacanza. Grazie, e ci sentiamo allora. Buone cose, ciao. Benissimo, ti saluto, ciao. Ciao. E siamo tornati in trasmissione, questa è l'Italia Ascolta il Piave, io sono Gianluigi Leoni e con immenso piacere dedico questa canzone che è risorgimentale e che prelude poi all'evento della Prima Guerra Mondiale a Caterina Tagliani e a Vincenzina Corris, le due grandi donne di questo programma che hanno veramente contribuito molto con i loro messaggi e i loro suggerimenti a dar voce a questi ragazzi. Addio, mia bella, addio, la nostra canzone che tanti ragazzi ancora cantavano durante la Prima Guerra Mondiale.
E già, viva la libertà! Come dicevo, viva la libertà, questi applausi sono veramente meritati a questo bellissimo coro che avete sentito e interpretato Addio mio bello addio, questo canto appunto risorgimentale che poi fu trasportato anche nella prima guerra mondiale su tanti reparti. Ora volevo farvi sentire un altro dei nostri protagonisti, veramente un amico e con cui abbiamo parlato dei temi che riguardano la Croce Rossa e come è stata impegnata su tutti i fronti della Prima Guerra Mondiale. Questo carissimo amico, anche lui appartiene appunto all'Associazione Paracadutisti di Napoli e ovviamente opera nella Croce Rossa. Vincenzo Di Guida, l'ho chiamato anche lui ieri mattina perché oggi aveva degli impegni e per voler fare i saluti a tutto il pubblico appunto dell'Italia Ascolta il Piave. A te Vincenzo, raccontaci un po', facciamoci questa chiacchierata che ci siamo detti. Pronto, buongiorno, Vincenzo Di Guida, il nostro esperto della Croce Rossa da Partenopea, della Grande Guerra, il nostro commentatore ufficiale ormai per l'Italia, Ascolta il Piave, come stai con questa calura agostana? Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti i tuoi numerosissimi ascoltatori, so che sono davvero tantissimi, oltre 24.000, quindi veramente complimenti. La calura è tanta anche qui a Napoli, quindi si boccheggia. Però nonostante ciò andiamo avanti, abbiamo ancora da fare tante cose, quindi proseguiamo. Ce ne sono. Allora, noi prima di mandarti in licenza, in permesso premio, dalle trincee fino all'8 settembre, data che per noi è importante anche quella, perché ricordiamoci che Napoli fu la sola città italiana del sud che si liberò veramente combattendo ecco, questa gente molto non lo sa, ma veramente Napoli fece veramente qualcosa. Il film Tutti a casa insegna un po', insomma, mi ricordo, no? Perciò ancora parleremo anche di questo. Ma tornando alla nostra Grande Guerra, noi diciamo che abbiamo parlato un po' di tutto della Croce Rossa, io volevo riassumere per poi salutare. Noi abbiamo parlato delle ferite che con i nuovi armamenti che si creavano, che prima non c'erano, come si può pensare ai gas nervini o alle mitragliatrici che erano diventate qualcosa di spaventoso, le nuove bombe, insomma tante cose in cui la Croce Rossa si è trovata poi a dover combattere in prima linea, i personaggi che abbiamo parlato, la nostra madrina e tante altre brava gente che veramente ha dato una mano. Come vogliamo raccontarla, insomma, ecco, riassumere tutta la nostra puntata, chiaramente per quanto sia possibile, perché ricordiamoci che è stata tanta la storia della Croce Rossa nella prima guerra. Certo. E guarda, la Croce Rossa ha avuto un ruolo, oserei dire, fondamentale durante il primo conflitto mondiale. Diciamo che si è trovata al momento giusto, nel posto giusto. Ha allevato sofferenze di decine e centinaia di migliaia di soldati con qualunque uniforme, con qualunque casacca, che se no sarebbero rimasti ovviamente a morire in trincea piuttosto che sulle prime linee, curandoli, dandogli conforto, portandoli materialmente nelle retrovie per consentire loro di essere rimessi in sesto. Ha curato i contatti tra i militari, i soldati, i prigionieri nei campi, diciamo così, di prigionia dei vari schieramenti con le loro famiglie d'origine. Quindi diciamo ha curato quella parte, diciamo così, di benessere del militare della Prima Guerra Mondiale a cui nessun esercito all'epoca aveva pensato. Per cui oserei dire che questa tradizione, che poi si è consolidata nel corso anche degli altri conflitti che ci sono stati successivamente, tra le due guerre, con la Seconda Guerra Mondiale e poi ancora durante la Guerra Fredda, e tuttora prosegue ininterrotta, oserei dire che è stato il vero primo banco di prova grande per la Croce Rossa. Un'idea nata da Henri Dunant,
durante l'effettatore, durante la battaglia di Solferino, vorrei giusto ricordarlo, avvenuta ovviamente alcuni anni prima. Certo. Quindi, come dire, insomma, un'opera immensa fatta da tanti volontari che senza percepire soldo, senza percepire, quindi senza nessuna aspettativa di ritorno materiale, hanno sentito questo impeto in loro stessi di poter dare questo ausilio. Prima diciamo, guerra mondiale, una guerra poi tra l'altro di svolta, quindi una guerra in cui si sono viste per la prima volta nuove tecnologie, ovviamente tremende, perché parliamo di tecnologie di guerra, quindi tese alla distruzione, tese all'annientamento del nemico, come tu giustamente hai ricordato, i gas asfissianti, poi quelli ovviamente vescicanti, nuove tecnologie nel senso delle mitragliatrici, delle granate, ma anche l'aviazione, una nuova arma che si andava ad affermare sui campi di battaglia come risolutrice in alcuni momenti. Quindi un'epoca di grandi cambiamenti, un'epoca dove purtroppo ancora il militare era semplicemente carne da cannone essenzialmente, e quindi questa fragile carne non c'era nessuno che poi in qualche modo la tenesse insieme, e questo ci ha pensato la Croce Rossa, e tuttora la Croce Rossa continua quest'opera meritoria sui campi di battaglia un po' di mezzo mondo, ma anche in altri contesti, come sappiamo, i migranti e quant'altro, i senza vista dimora, insomma, quindi fronti interni e fronti esterni. Possiamo riassumere almeno in tre punti: uno, la totale volontarietà, che perciò non si percepisce niente nello spirito di sacrificio; due, la seconda, diciamo, la imparzialità della Croce Rossa sotto qualsiasi cosa; e terzo, l'innovazione, nonostante appunto i tempi cambiano, perciò lei sta cambiando con i tempi, perciò è una cosa fantastica appunto vedere che, come diciamo sempre, che spesso con i soldi queste cose non si comprano, in particolar modo la, come si dice, la volontarietà, perché si fanno delle cose non tanto per i quattrini, ma perché uno le sente. Grande spirito questo che anima, certo, le persone. Certo. Io voglio precisare su questo, perché sicuramente nell'ambito del basso pubblico che segue la tua trasmissione, la tua apprezzatissima trasmissione, c'è qualcuno che probabilmente avrà qualche parente o conosce qualcuno che ci lavora in Croce Rossa. Croce Rossa, almeno quella italiana, insomma, ha decine e decine di migliaia di volontari, parliamo di oltre 150.000 volontari, capiamoci. È ovvio che per attendere a determinate funzioni, dove il volontario di per sé è, come dire, presente ma in maniera più estemporanea, è necessario avere anche un dipendente. Quindi, diciamo così, uno scheletro di dipendenti ci deve pure essere, certo, perché certo, è funzionale all'attività del volontario. Certo. E quindi, diciamo che, ma anche i dipendenti, devo dirti, terminato il loro orario di lavoro, molti di loro io conosco che sono in Croce Rossa per passione, quindi voglio dire, non sono semplicemente delle persone che sono lì e perché hanno il posto di lavoro, sono persone che tutte quante molto e insieme ai tanti volontari che si avvicendano per i servizi, certo, Croce Rossa è impegnata sul lato militare, con il corpo militare e il corpo delle infermiere volontarie, ma anche dal punto di vista civile in tanti settori, ripeto, tutti insieme fanno un lavoro, devo enorme, dire, enorme, che se lo Stato dovesse supplire, spenderebbe una barca di soldi. Quindi certo, diciamo che, diciamo la verità, insomma, voglio dire, è un ente assolutamente da salvaguardare, anzi potenziale. È un ente morale da portare veramente ad esempio, in particolar modo, certo, sia ieri, certo, che oggi. Beh, diciamo che, allora, come dicevo, ti manderemo appunto in licenza fino all'8 settembre, ma ricordiamo ai nostri amici che è possibile durante la loro vacanza andare a visitare appunto questi luoghi della Grande Guerra, il Museo della Croce Rossa, il treno che è nella Toscana e il museo a Roma, dunque anche qui possono vedere qualcosa, ecco, questo sì, ci tenevo, perché la memoria noi ne abbiamo sempre presente, per i nostri nonni in grigio-verde noi faremo sempre il nostro dovere, insomma, ecco, fino a... Voglio precisare tutto quello che dici tu, è chiaramente giustissimo, che ovviamente i principi su cui si fonda la Croce Rossa, tu hai citato la imparzialità, ma in realtà ne sono ben sette, non li descrivo in questo momento perché anzi sarebbe forse
motivo di ulteriore approfondimento, ma lo faremo probabilmente successivamente se tu riterrai, sì, ma li nomino solamente, sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà appunto, unità e universalità. Quindi voglio dire, in questo c'è il credo del volontario di Croce Rossa essenzialmente, e insieme in questo credo ci hanno creduto tante persone nell'arco di questi ultimi circa 200 anni. Certo, tra cui tante figure di spicco di cui abbiamo parlato, certo. Abbiamo parlato molto, abbiamo preso spunto ovviamente che quest'anno ricorreva l'anniversario della prima guerra mondiale, i primi 100 anni, e abbiamo parlato molto per esempio della duchessa di Orleans, insomma di tutta quella che è stata la parte femminile della Croce Rossa, che poi si è consolidata modernamente il corpo delle infermiere volontarie, certo. Fraternamente chiamate Croce Rossine o sorelle, per capirci, insomma, voglio dire. Ma ci sono tanti altri. Ultimo tassello che si è inserito in questa grande famiglia è l'Associazione Nazionale dei Militari di Croce Rossa Italiana. Quindi è un'associazione, come dire, dei militari a cui possono partecipare, a pieno titolo militari, ma anche infermiere volontarie, e anche ovviamente tutti quanti gli altri ne condividano lo spirito e i principi. Quindi grande sinergia, grande integrazione tra le varie parti, persone veramente straordinarie come quelle che sono attualmente in Croce Rossa nei vari posti chiave. Quindi termino, diciamo così, ecco, questa puntata di commiato e di come dire, congedo, ma è un congedo temporaneo, oserei dire, è una licenza, diciamo così, ecco, una licenza ministeriale, come si diceva una volta, no? Quando si faceva il militare, salutando appunto il generale Lupini, che è il generale ispettore del corpo militare, ovviamente l'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie, il comandante del 10° centro di mobilitazione di Napoli, visto che io sono della Campania, sono di Napoli, e il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Militare di Croce Rossa, che è il colonnello Scrofani, Giuseppe Scrofani, che appunto sta faticosamente portando avanti questa nuova scommessa, questa nuova avventura nell'Associazione Nazionale Militare di Croce Rossa. E ringrazio ovviamente te e tutti i tuoi ascoltatori, te perché hai inteso dare anche alla mia persona, e tramite la mia persona anche a tutti gli eventi che ci sono stati durante la prima guerra mondiale, la Croce Rossa, ma e tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza ovviamente di ascoltarmi. La pazienza di ascoltarci, e noi torneremo a dargli manforte, perché questa voce dei nostri nonni non si spenga mai, e che siano sempre da esempio a tutte le nuove generazioni. Bene, allora ha il permesso di andare in licenza e ci sentiamo l'8 settembre, sempre qui, e come diciamo noi, fuori le idee dalle trincee. Noi siamo sempre perfetto. Qui pronti. Un saluto, perfetto, un abbraccio. Sono sempre a disposizione. Grazie, ciao, e buone vacanze, buone vacanze a tutti, allora. Buone vacanze. Ciao, ciao. Ecco, allora grazie, qui è sempre Gianluigi per l'Italia Ascolta il Piave sulla Divaganze. Permettetemi di fare un saluto e soprattutto un commiato con la preghiera dell'artigliere per il generale Gianpietro Antonino, primo comandante del 185° reggimento artiglieria paragudisti Folgore del dopoguerra, un po' gli eredi di quelli che erano gli arditi dei tempi che furono. Comandante, come dite voi, cieli blu, ma soprattutto sempre e dovunque, signore. Preghiera dell'artigliere. A te, il Dio degli eserciti, eterno Signore delle genti, noi artiglieri d'Italia eleviamo i cuori. Sii lodato, o Signore, per la terra che ci donasti come patria, dove il tuo nome è venerato, dove la fede è fiamma che illumina la vita. Sii lodato e ringraziato per il vanto che donasti alla nostra bandiera, per la gloria che è eterna ai nostri eroi, per la pace che concedi ai nostri morti nella tua luce. Noi ti preghiamo, o Signore, rendi il nostro cuore forte come la tempra dei nostri cannoni, il nostro braccio potente come l'uragano di fuoco che irrompe dai nostri pezzi.
fa che nell'ora della lotta aleggino a noi intorno gli spiriti dei nostri caduti ed avvampi in noi la fiamma purissima che rende granitica la fragile materia e l'anima esalta nell'offerta e nel sacrificio. Proteggi, o Signore, la nostra patria, le nostre famiglie lontane, le nostre terre e noi tutti che in te crediamo. Benedici. Amen. Generale Antonino Giampietro. Cieli blu, comandante. E con questo andiamo avanti col programma. Scusate l'emozione, ma congedarsi da un fratello d'arme, da un artigliere come me, è sempre un po' un po' doloroso, se vogliamo, ma l'abbiamo fatto e siamo felici di poterlo fare ancora per chi comunque ce lo chiederà. Bene, voglio farvi invece fare i saluti da Mauro Molin, uno storico fantastico che ogni anno organizza a Saletto di Piave una bellissima manifestazione e anche quest'anno ha fatto centro. Ma a dire questo io vorrei farvi sentire anche il pensiero di uno storico e perché lo fa. Illuminaci allora, raccontaci un po' che cosa hai fatto anche quest'anno, Guido. Che fa? Allora, io ci tengo a dire una cosa: tutte le manifestazioni che facciamo noi sulla Prima Guerra Mondiale le facciamo con due parole d'ordine: ricordo verso tutti coloro che sono morti, indipendentemente che siano italiani, austriaci, cecoslovacchi, bosniaci, eccetera, perché ognuno ha combattuto sotto delle insegne, ognuno ha combattuto per il suo paese. Non sta a noi decidere perché, cosa e come, ma soprattutto l'altra parola d'ordine è rispetto per coloro che hanno lasciato la propria vita in quei contesti. 20 anni, cioè io quando guardo mio figlio che ha 18 anni mi immagino sempre che se fossimo stati 100 anni fa magari lo vedevo partire e non lo vedevo più tornare, e questa qui è una sensazione che vi posso garantire per chi ci tiene, che ci tiene ancora ai vecchi valori. Io purtroppo sono forse un po' retrogrado da questo punto di vista, ma certi valori di amore, di patria, fedeltà, secondo me o ce li hai dentro o non ce li hai, insomma. Ce li hai. E noi ce l'abbiamo, noi dell'Italia Ascolta il Piave ce l'abbiamo. Bene, grazie al nostro Guido Molin e a risentirci alla prossima. Grazie ancora e un abbraccio a te e a tutti i membri dell'associazione. Grazie a tutti voi. Ciao, grazie Guido. Ciao. Yeah.
E già, evviva i cori alpini, è sempre Gianluigi su Radio Vacanze per l'Italia Ascolta il Piave. Abbiamo messo, appunto, ringraziando il coro della SART, parlando degli alpini, perché è grande anche la collaborazione con questo programma con il Museo della Grande Guerra di Rovereto. E sentite come ci ha accolto Anna, la responsabile delle comunicazioni. Pronto? Buongiorno Anna, come stai? Gianluigi, Radio Vacanze, l'Italia Ascolta il Piave, come va? Benissimo, grazie. Benissimo, chiarissimo che l'ascolto, siamo in diretta con la nostra amica Anna, che è responsabile della comunicazione che riguarda il Museo di Rovereto, il Museo della Grande Guerra, uno dei musei più importanti di quell'area. Come sta andando la stagione e come si sta relazionando il museo? Anna, raccontaci un po' di tutto, siamo curiosi. Ma direi che la stagione sta andando molto bene, quest'anno anche il meteo ci sta dando una mano, quindi c'è un buon movimento e un notevole interesse. E il fatto di aver in questi mesi organizzato una serie di attività al museo, ma anche fuori sul territorio, sta effettivamente portando buoni risultati. Penso alle escursioni sui luoghi della Grande Guerra. In queste settimane è in corso un piccolo festival di spettacoli teatrali all'interno dei forti, insomma una serie di occasioni per combinare la montagna, il paesaggio e la visita di un museo. Una volta si diceva MMP, poi era la Polizia Militare Americana, invece adesso è Memoria, Museo e come si dice, è chiaramente la montagna, ecco, abbiamo certo. Fatto questo fino, perché è veramente importante, si vede ancora in giro, purtroppo sono stato testimone di una brutta storia nel cimitero di Bettogna, lì vicino Perugia, dove hanno praticamente imbrattato di vernice la lapide dei caduti della Grande Guerra, dunque questo è ancora, lo dice dunque, quanto è il lavoro da fare e quanto è importante il discorso museale per conservare la memoria, perché sicuramente i ragazzi non hanno mai visitato un museo come il tuo, altrimenti non avrebbero mai fatto un gesto del genere, perché come ti ricordi, per me dici anche bene tu, vivere quell'esperienza anche solo in una passeggiata, in un percorso, si fa subito rendere conto di quanto era difficile per quei ragazzi stare in quelle situazioni, no? Sì, se poi magari ci si unisce alla lettura di un buon libro, di un diario, in questi ultimi mesi sono state pubblicate molte collane, ma anche sulle riviste ha trovato molto spazio la memorialistica, ecco, unire la visita alla lettura di uno di questi brani di diario, di lettere, aiuta sicuramente a capire meglio cosa è stata la Prima Guerra Mondiale. Sì, secondo me è stato proprio un passaggio tra due epoche, proprio chiamiamola modernità se vogliamo dire, anche se messa nei campi di battaglia, comunque sono state poi le prime produzioni industriali su grande scala e tante altre cose, insomma anche l'esperimento con i gas, era la chimica che si evolgeva, si prestava all'uso della guerra, cosa che era impensabile qualche anno prima, ecco. Queste sono tutte piccole cose che no, anche all'interno del museo troveranno vecchie maschere antigas usate allora, che praticamente erano poco più degli stracci sugli occhi, viste al momento di oggi. Ma nel corso della guerra si registrano notevoli miglioramenti anche in quel campo, per cui sicuramente all'interno del museo ci si può fare un'idea di come è cambiato il modo di combattere. Le prime sale sono dedicate all'Ottocento e servono proprio per introdurre il visitatore a quelle che sono le grandi novità della Prima Guerra Mondiale, quindi si passa dai fucili retrocarica presenti nella prima sala o alle uniformi colorate, per poi passare alle sezioni dedicate alla Grande Guerra, in cui invece si trovano armi automatiche, uniformi mimetiche e poi non dimentichiamo almeno due caratteristiche del museo, esponiamo uno dei pochi esemplari rimasti di aeroplano integro, abbiamo un Newport 10 d'addestramento appeso sulla volta di una sala, quindi particolarmente scenografico, e poi non dimentichiamo la sezione artiglierie della Grande Guerra, che è una delle sezioni più ricche presenti nel nostro paese, si va da i cannoni, agli obici, a bombarde, lanciabombe, quindi una sezione molto ricca con una serie anche di pannelli, fotografie, spiegazioni chiaramente per
illustrare. Per chi, esatto, per chi non è del campo, si va, infatti io quando l'ho visitata si va da un Cavalli, che era uno dei primi vecchi cannoni ad avancarica, fino agli ultimi obici da discorda da 305 austriaci, che erano una cosa indicibile, sì, sì, per l'epoca. Io non so anche l'evoluzione, esatto. Sì, esatto, appunto, manco neanche a fare apposta, in quei 4 anni di guerra veramente l'uomo diede il meglio della tecnologia, ma anche poi, come sappiamo, il peggio di sé in tante occasioni. Senti, avete in mente anche delle notturne, delle aperture serali per quello che riguarda ma il museo? Nel periodo estivo abbiamo organizzato un paio di appuntamenti serali su appuntamento, le abbiamo chiamate serata al museo, aperitivi al museo, è l'occasione per proporre delle visite guidate a tema, quindi portare alla scoperta di specifici ambiti del museo. Un paio di settimane fa abbiamo fatto una visita alla parte, forse non tutti sanno che il Museo della Guerra è ospitato in un castello, il castello di Rovereto, e oltre alla sezione dedicata alla Prima Guerra Mondiale abbiamo anche una sezione dedicata alle armi antiche d'età moderna. Quindi abbiamo fatto una serata dedicata proprio a questa collezione, con la visita al castello, a questo allestimento che è stato riaperto al pubblico lo scorso anno, quindi inaugurato nella versione attuale, e fra pochi giorni avremo un altro appuntamento, questa volta invece dedicato proprio all'evoluzione fra 800 e Prima Guerra Mondiale, l'occasione per venire al castello, fare una visita e poi fermarsi per fare due chiacchiere, bere un bicchiere di vino offerto dalla cantina di sera, che è il nostro sponsor, avere anche l'occasione di avere il personale del museo a disposizione per poter fare delle domande, chiacchierare, togliersi qualche curiosità. Era quello che dicevamo sempre, trasmettere la conoscenza anche in via orale, come una volta facevano i vecchi davanti al fuoco, no? Raccontavano appuramente, esatto. Cioè non c'era soltanto il libro, ma c'era anche il personaggio dove magari, ecco, aveva il piacere di raccontare le storie, le vicende accadute, che poi avevano sempre quel fondo di verità che in sé servivano a insegnare la vita alle generazioni future. Bene, come tutti sappiamo, tu hai mandato qui alla sede di Radio Vacanze un bellissimo pacco contenente tante informazioni sul Museo della Verità e su quell'area del Trentino, che io praticamente quasi terminato di distribuire, perciò io... colgo il messaggio. No, ne vale veramente la pena, è stata una bella esperienza anche per qui, per i clienti dell'agenzia, che non pensavano che un museo poteva collaborare così a pieno con un'agenzia di viaggi romana, a distanza di 500 km, invece è stata una bellissima esperienza, posso dire che ho finito sia i cataloghi montagna che queste cose, così che ne vale veramente la pena. Io ti ringrazio per essere stato con noi, se vuoi salutare i nostri ospiti, invitarli a venire, hai ancora il tuo tempo per farlo, ecco, proprio, te lo lascio molto volentieri. Ti ringrazio, io mando un caro saluto a tutti, invito tutti naturalmente a passare qualche giorno in Trentino, a fare qualche piccola escursione o grande escursione secondo delle proprie capacità, e poi a passare al museo di Rovereto per inquadrare ciò che hanno visto in un contesto più generale. Certo, benissimo. Certo. Grazie a te, allora, come si dice, ancora sempre sulla breccia, come sempre anche in trincea, diciamo noi, come stanno tutti sfogliando il tema, per portare avanti quella idea di comunicazione, storia, come dicevamo prima, museo e montagna e programmazione MPP, come era una volta. Grazie ancora. Perfetto. Anna, grazie a ti te, ringrazio. Tante belle cose, un saluto a tutti, ti a tutto il tuo staff, e ci risentiamo sicuramente prossimamente i primi di settembre, che partiamo con la stagione diciamo invernale. Buone cose a te, grazie. Perfetto. Ancora, fai buon Ferragosto, saluti a tutti, giornata. La Radio Vacanze, di Radio Ascolta il Piave, Anna, ciao, grazie, ciao. Ciao. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, facere bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve il tripudiar delle onde.
era un presagio dolce e lusinghiero, il fiave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gravir tutti i suoi ponti, s'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde, come un singhiozzo in quell'autunno nero, il piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il piave comandò, indietro va, straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, fra le schiere furon visti risorgere Oberdano, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le porca l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il piave, si placaron le onde. Su patio suo, vincitor d'imperi, la pace non trovò, né oppressi né stranieri. Come non emozionarsi ancora su questa canzone, la versione originale di Ammario, questo postino partenopeo che ha creato questa grande canzone, che come diceva il generale Diaz ha fatto più questa canzone che i cannoni da 149 di cui abbiamo sentito la voce poco fa nell'omaggio al generale Gian Pietro Antonino. Bene, io non mi resta che ringraziarvi, perché alla fine di ogni trasmissione è doveroso, ma è il piacere con cui lo faccio. Vi ringrazio di essere stati insieme. Anche un saluto particolare va all'ammiraglio Romano Sauno, nipote di Nazario, che ha voluto donare alla mia persona e alla Viaggio e Vedo, l'agenzia, il libro che ha scritto nella sua famiglia. Grazie ancora ammiraglio, ci ha fatto veramente piacere, e io vi aspetto tutti l'8 settembre, ricordando che all'associazione combattentistica d'arma qui a questo indirizzo, gianluigi@radioturismo.com, possono scrivere per le loro manifestazioni che saranno trasmesse in maniera gratuita. Un abbraccio a tutti, arrivederci all'8 settembre, e come diciamo noi, fuori le idee dalle trincee.